What's up skater, sono Vincent e oggi sono alla skate farm di Alessandria. Sono qua con chi si occupa effettivamente ogni giorno di mantenere questo posto vivo. Vi presentate? Ciao, sono Luca. Ciao, sono Alessio. E Luca ha detto zio. Siamo qua a parlare un po' della storia perché ce l'avete chiesto in tantissimi, esprimendo il vostro amore con il commento Brumotti. E quindi è bellissimo il video pieno di Brumotti, 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 Brumotti. Lo voglio fare di nuovo con un altro personaggio che possiamo scegliere. Un po' tipo Staffelli, se vogliamo rimanere. Staffelli, bello. O cavolo Gabibbo, ma il Rip Gabibbo. E quindi oggi siamo qua a parlare un po' di questo posto nello specifico, che mi auguro conosciate, che abbiate visto il video, se non c'è nei commenti. O comunque cercatelo perché è molto molto figo. Siamo venuti alla farm, abbiamo skateato, c'è stato un contest, quindi ne vale la pena riprenderselo per conoscere e iniziare a capire che cos'è la skate farm. Ma oggi vogliamo raccontare quelli che sono tutti i dettagli effettivamente di questo posto, della storia e di cosa vuol dire mantenere vivo una roba del genere, che immagino sia un lavoraccio abbastanza impegnativo, sì. Ma bello. Magari inizio chiedendovi come è nato, no? Giustamente andando agli albori della skate farm, come è nato questo posto, perché, e poi voi potete andare a ruota libera. La farm nasce come aggregazione di amici, di c'era un'esigenza di skateare, di avere un posto anche al chiuso d'inverno. Certo, perché poi qua tra l'altro ad Alessandria non c'è niente. Non c'è mai stato niente, forse c'è un park. C'è un parchettino, però è un parchettino comunale all'aperto, okay. E cioè era l'unica cosa che c'era. Oltre a quello di indoor non c'era nient'altro. Qua fa freddo ragazzi, oggi ci saranno meno qualche grado e fuori è veramente... E quindi la farm nasce nel... Nasce nel 2012 con la vecchia gestione, Max e Feli, li ricordiamo, sono loro che hanno iniziato questo percorso. Si è allargato anche un po' alle famiglie, è iniziato un po' a insegnare anche ai ragazzini più giovani questo sport, condividere la cultura dello skateboarding e dell'underground, perché mi sembra che qua avvenga molto di più che skateboarding. Con il cambio gestione, con l'arrivo della nuova associazione, si sono fatte una marea di cose, certo. Più, cioè prima avevamo solo la stalla, la parte vecchia, poi sì, che la cosa fighissima è che prima questo posto era una fattoria letteralmente. È una vera e propria cascina dove una volta ci stavano degli agricoltori che coltivavano i terreni qua attorno. Che roba, che cosa coltivavano, si sa? Grano, erba da taglio, fa mais, si fanno... Avrei detto barbabietole da zucchero. No. Perché ci hanno insegnato così alle elementari. No, invece in questa zona è... Ci sono anche. Ci sono le barbabietole da zucchero. Solo perché te l'hanno detto a scuola. Esatto. Alessandria è famosa. No, non è vero. E tu sei qua da quanto tempo? Da sei anni. Okay. Da sei anni. La farm nasce, se non sbaglio, nel 2012. Sì. Quindi da parecchio, dal 60% del suo... perché 10 anni quest'anno. Sì, cioè. Ma forse Alessio frequentava anche prima. Ma allora io sono venuto qua sì quando aveva appena aperto, perché c'era Shiro che è un punto maestro, maestro Shiro, diciamo che ci si dà sempre una mano tra tutti, certo. E quindi abbiamo avuto sempre gruppi bene o male, chi da Alessandria, chi da Genova, chi da Ovada, sono sempre venuti qua, cioè, ci siamo sempre dati una mano a vicenda, quindi è sempre un bel aspetto della farm il fatto che siamo tutti legati al posto, perché siamo tutti legati tra di noi, perché siamo tutti legati allo skate, quindi è un bel ecosistema. Ci sono altre persone, cioè la gente si affeziona molto a questo posto, anche perché non è solo il discorso dello skate, è un po' tutto il contorno, certo. Come già hai potuto vedere, andare in un posto dove puoi essere molto tranquillo, molto a tuo agio, dove hai anche tanti servizi, perché comunque in questi anni, negli ultimi anni ci siamo sbattuti, fatti dei gran culi, si può dire culo? Sì, si può dire culo. Bella. Ci siamo fatti veramente dei gran culi a costruire un po' tutto, a finire lavori, a sistemare, che non abbiamo ancora finito, magari. C'era solo la stalla. C'era solo la stalla, le mucche c'erano ancora dentro, vedendo
lasciate. Non lo so, potremmo smontare tipo la linea della della ex gobba che ormai non c'è più. Tanto si trova qualsiasi e vedere cosa. Sotto cosa c'è. Fino mi ha detto che quella linea era una mangiatoia. Era una mangiatoia. Cioè, sì, quindi esatto. Dove noi skatiamo, che adesso c'è la canadese, sì, esatto, è una mangiatoia. Sotto c'è ancora la mangiatoia. E che figo. Sì, che tra l'altro quello che dicevi tu è ogni volta che vengo qua, ed è il motivo per cui sono venuto qua sti due giorni, proprio staccare completamente la spina. Cioè, arrivi qua, sei è una roba assurda, perché sei in mezzo veramente al verde, ai campi non c'è niente, tu sei proprio nessuno mi rompe più le palle. Esatto. Cioè, lo stereotipo proprio dell'aggiungi un posto a tavola, cioè tu vieni qua e mangiamo qualcosa, stiamo assieme, è proprio questo il punto. Fighissimo. È per questo che la vivi gente la cascina, condividi. Esatto. Sì. Poi è anche una cascina, quindi facciamo anche i boscaioli, tagliamo la legna, spacchiamo la legna. Insomma, di lavoro non manca mai. No. Quindi prima avete detto che c'era questa stalla, quindi tra l'altro questo posto immagino fosse una specie di roba sempre per gli animali. Dove stiamo adesso in questa tavernetta? Certo, era una stalla anche questa. Era anche una stalla, sì. Perché poi la farm, se avete visto quel video, si divide in più, in realtà in due edifici, diciamo, con una vert in mezzo. Che già aver costruito una vert, io mi chiedo come abbiate fatto. Qua dentro penso sia una... quante ce ne sono in Italia? Tutta Italia, guarda, penso 4-5. Sì, c'è quella di non Zattoni, c'è quella di Zattoni a Ravenna, c'è quella di Caluso dove scritto sempre Ivan. Ce n'è un'altra in Puglia. Si possono contare sulle dita di due mani quelle che ci sono, forse una mano. Quindi è una cosa assurda, perché la vert è veramente importante. Io prima ho provato a skitarla e momenti morivo, quindi poi di questa stagione con il ghiaccio è una favola. Stamattina la puoi usare come scivolo. È una domanda che secondo me è interessante, ma in realtà avete già quasi risposto, è come avete fatto a farvi conoscere. Però secondo me è nato tutto da cosa nasce cosa, nel senso, esatto, che voi avete avuto questa necessità di avere un posto dove skitare al chiuso in momenti anche di freddo, perché qua fa freddo. Ci siamo dati un sacco da fare, era già conosciuto prima comunque il posto, perché qua viene gente comunque da parecchi posti, perché c'è gente che viene da Genova, da Milano, da Torino, c'è gente che viene dalla Svizzera, c'è gente che me lo dicevi anche, è un posto, è un punto strategico. Sì, per anche perché avendo così tanto posto a disposizione, tanti arrivano col camper, quindi da noi ti puoi fermare col camper tranquillo. Ci sono famiglie che sono venute a farsi qua tipo una settimana di vacanza. Con Quest'estate vengo qua una settimana in tenda, perché sì, ma adesso infatti iniziamo i lavori di là per l'area camping. Che figata. Dovreste saperlo, io ti sto guardando. Ma quali strutture comprende la farm? Cioè, se uno viene qua a skateare, no? Cosa si skata? Ma diciamo che a livello di strutture siamo molto completi, perché parte la verte, abbiamo le altre due mini, dentro c'è un po' di tutto, ci sono bank, c'è un abba con altri due muretti, ci sono quarter, ci sono, cioè c'è uno skipper completissimo, cioè se tu skati penso che ci manchi solamente tipo una piramide, ma non è come certo, ma non diciamo che è uno di quegli ostacoli, struttura secondaria, diciamo. Sì, esatto. Però è mega completo, perché comunque appunto ci sono bank, quarter, salite, gap, discese, rail, box, ledge, c'è tutto. Sì. Nel senso, se tu vuoi skateare, ci stufiamo, cambiamo. La piramide ne abbiamo fatte due o tre di piramidi. La farm abbandonata ha trapassato 4-5 configurazioni di skatepark. Che figata. Tipo un tampa italiano. Sì, esatto. Negli ultimi due anni è cambiata. Due anni e mezzo che sono qua io, e in due anni e mezzo questa è la terza versione dello skate. Che stile. Però posso dirti che è una figata, perché vuol dire che chi skate, o comunque chi viene a skitare, sa che non dico ogni anno, ma ogni due, tre anni trova comunque qualcosa di nuovo. Magari non è rivoluzionato, ma no, sì, perché bisogna sempre fare quella cosa che serve più dell'altra. Quindi anche strategicamente chiediamo sempre consigli a tutti. Figo. Perché fino a quando la skato io tutti i giorni, fino a quando la skateiamo noi tutti i giorni, magari non ce ne accorgiamo, però sai, anche solo che vieni tu, che vengono tutte le altre persone esterne, c'è tutto questo ecosistema, si chiede sempre il parere in più, e cerchiamo sempre di fare quel passo in più, cercare sempre di fare quella modifica, perché sia facile per tutti.
Cioè, l'idea è che comunque questo debba essere un parco skateabile per tutti, non deve essere, non ci devono essere strutture enormi, infatti... No, cioè, roba un po' per tutti i livelli, perché sì, sai, se sei un neofita e appena iniziato ti trovi delle robe mega incazzate, certo. Cioè, cosa skati? Cioè, skati solo del flat, basta, perché... Poi cioè, cosa fai? Cioè, prima di imparare un po'. Ma poi ti posso dire che io non è che sono lo skater, cioè non mi reputo uno skater forte, mi reputo uno skater che sa skateare, che gli piace lo skate, che insomma qualcosa sa fare. Però nonostante questo, il parco comunque dopo 7 anni di skate lo trovo super challenging. Se voglio impararci qualcosa, certo, lo imparo. Cioè, è divertente. Cioè, non è una roba che. Se vuoi impararci roba. Sì, appunto. L'idea era proprio quella, avere un qualcosa dove ci fossero delle strutture dove tu puoi imparare. Cioè, questo qua è un po' l'allenamento invernale e il camping estivo. L'obiettivo è proprio quello, di poter portare i trick altrove, quindi le strutture devono sempre essere fatte con un concetto del bisogna fare un qualcosa che poi si possa ritrovare, dove uno impari e solidifichi il trick. Certo, e tra l'altro avete da pochissimo cambiato tutto il flat, tutto il park proprio. Tutto il park abbiamo ripannellato tutto, abbiamo modificato la linea della gobba, ok, comunque le modifiche gobba, sono state canadese con rail tondo, però avete rifatto completamente tutta la parte skateabile. Sì, tutto completamente, magari le strutture sono rimaste quelle, ma tutto a nuovo, quindi sì. Incredibile. E la Verti invece quanto ci avete messo a costruirla? La Verte 3 anni. Tre anni a tempo perso. Certo, perché si calcola che tipo come lui e gli altri, a parte vabbè me che vivo qua, loro lavorano tutti, quindi cioè, certo. le cose si fanno, cioè lui arriva qua, la smonta da lavoro alle 6:30 e qua con me sa cosa dobbiamo fare, lo saldiamo, tagliamo, facciamo, guarda lì, quello, cioè è così qua, capito, che roba. E cioè, i materiali sono comunque materiali, cioè cercate comunque di recuperare immagino il più possibile, ma quando smontiamo strutture ovviamente sì, quello che si può cioè riutilizzare o modificare, caro, che lo si tiene tutto. Nel caso della ripannellatura no, abbiamo comprato tutto legno nuovo, comprato, ovviamente. Certo. E quindi anche il Vert è stato un mix tra... No, il Vert è tutto completamente nuovo. Ok, perché tutto da zero. Sì, sì, tutto da zero. Ma non c'era una struttura prefabbricata? No, che no, assolutamente no. Voi avete studiato tutto il Vert? Certo. Tutti porca i moduli troia. Li ha saldati tutti lui qua dentro, prima che costruissimo il bar. Non hai capito. Cioè, voi avete costruito anche i piloni in terra. Ci sono i piloni, quanto sono profondi i piloni? Ci sono 77 cubi. Ci sono 77 plinti di cemento armato che tengono la struttura. Piantati nel terreno. Sì, per terra. C'è il cemento armato. Ma no, ragazzi, siete malati. Cubi di cemento, no, prima era vuoto. Cioè, prima era vuoto, non c'era niente. Niente. Oh, cazzo, cioè, io pensavo che fosse un prefabbricato. No, tutto fatto da voi. Che roba, erano dei pezzi di ferro. Questa è la Vert più figa d'Italia, perché costruisci però se sei capace. Tra l'altro, cioè io non so andare in Vert, però comunque si gira troppo bene, cioè le distanze sono perfette. È perfetta. Sarebbe figo un domani, adesso vabbè, abbiamo sempre tantissime cose da fare e abbiamo un progetto abbastanza grosso, che è quello di rifare tutta l'area esterna, costruendo una nuova area in cemento e di uscire poi e fare anche tutto il pezzo dietro la Vert di park in cemento. Beh, quindi di fare una roba, quindi adesso ci concentriamo un attimo lì. Sarebbe figo sì, allungarla tipo di almeno ancora 5 metri allora, sì. Per me cioè no, vieni a darci una mano, zio. Io vengo a darvi una mano, va bene. Dai. Filmo tutto. No, è un po' la condanna di questo posto, che è un potenziale enorme e tutte le volte cioè, fai un brainstorming ma non butti via niente. Certo, cioè, il problema dei nostri brainstorming è che non butti via niente e finisci che quando guardi l'orologio sono le 8 di mattina e sei stato tutta la notte a saldare e ad abitare. Posso dire che sembra tipo il mondo dei balocchi, dello skateboarding in Italia, sì, perché sì. Praticamente ci si arriverà un giorno in cui c'è di tutto. Sì. Fighissimo. Un nostro amico ci sta facendo il progetto dell'area esterna. Ok. Che è una roba scritta in cemento. Una roba. Si parla di un progetto importante. Che il progetto è fighissimo. DIY. Nel senso fatto da voi, sì, DIY, sì, però sì, fatto sì, bene. Sì, certo. Sì. Perché comunque siete riusciti a costruire una Vert da non so quanti metri. È larga 10 ed è alta
sì, quasi 4 metri. Madonna. Quindi, cioè, nel senso, 10 per 12 è... Altra 4 nell'estensione. Sì. E vi assicuro che non c'è 60. Mezza 60. Fuga che blocchi le ruote, cioè, perfetta, è assurdo. E quindi, cioè, si parla di DIY perché lo fanno loro internamente, ma è un progetto che ha una qualità come se fosse studiato. Il nostro amico che ci sta facendo il progetto comunque è un progettista di skatepark fighissimo, che vabbè è un Fulvio di Vald. Sì, poi alla fine, esatto, anche lì siamo sempre tra di noi. Qui era la cosa bella. Sì, anche perché comunque abbiamo gente forte, tipo anche loro, che comunque sono anche amici, e quindi riusciamo anche a organizzare belle cose, perché ci diamo una mano a vicenda, io supporto loro, loro supportano noi, si collabora molto bene. Che è un po' l'animo dello skateboarding alla fine. Certo, vabbè, se non crei connessioni, non ti dai una mano, cioè dove vai? Da nessuna parte. Cioè, poi in Italia per lo più... La mentalità un po' generale dovrebbe essere quella, cioè alla fine se ti supporti, ti aiuti, invece di darti in culo uno con l'altro, cioè fai 10.000 volte le cose che dovresti fare in più. Sì, siamo rimasti sempre un po' scollegati a volte, invece è il momento invece di... No? Di aprire connessioni, esatto. Cioè, che poi in realtà voi siete proprio geologicamente... Centro, Piemonte, Liguria, Lombardia, esatto. Torino, Milano, Genova, c'è proprio in mezzo. Sì, uno fa una deviazione, deve andare, non so, dalla Toscana, deve andare in Francia, fa una deviazione, passa di qua, si fa una skateata e poi va a Parigi e si skata a Pala di Tokyo, quello che volete. Tipo un aneddoto divertente. Non lo so, cioè penso ce ne siano milioni perché succedono cose, però abbiamo smantellato un tetto di 400 metri. 700 metri. Abbastanza, è stato abbastanza divertente. Faticoso più che divertente. È un aneddoto divertente. Diciamo che nella fatica e nel lavoro riuscite a trovare momenti super... Ma sì, allora. Il fatto è che quando siamo assieme e costruiamo, cazzeggiamo talmente tanto, non salta fuori l'aneddoto, perché non è straordinario divertirsi qua. È proprio, cioè, quella è la quotidiano, cosa. Se non è ogni minuto. Devi vedere ieri sera. E avremmo detto così anche ieri. Censored. Esatto. Però diciamo che qua ci si diverte parecchio. Vabbè, dai, se non. Cioè, va bene farsi il culo, lavorare tutto, però ci vuole anche un po' che la prendi nella maniera giusta, nel senso che se devo lavorare, far cose, sbuffare non ha senso. Ma poi sì, che posso dire che è una passione, ti carichi e ci dai dentro. Qui, tra l'altro, il bar è fatto con un vecchio... Sì, tutti i pezzi riciclati del park. Pezzi riciclati del park hanno fatto il bar, quindi c'è tipo la mensa dove ti appoggi era un rail. Sì, era un coping. Poi c'è la batteria che è dello zio, che ha fornito lo strumento musicale per chiunque voglia venire a suonare. Qua bisogna essere capaci a fare tutto. Sì, ti devi arrangiare. La cascina ti dà la non vai avanti. Chiaro, tutto homemade col cuore. Io all'inizio divertente ho quasi perso un dito con una moletta. Hai quasi perso un dito con una moletta? Sì, esatto. Perché c'era un muretto che era da abbassare perché lo stavano restaurando. Io avevo la moletta in mano e me la sono passata da una mano all'altra senza pensarci. E solo che l'ho presa un po' male e me la sono presa in pieno sul dito. Oh shit. E quindi adesso la moletta la usa solo lui. Tu in tutto ciò e lavori, vieni qua ad aiutare, skati e fai l'università, giusto? Sì, ci provo. Diciamo che qua ci viene chi ha voglia di farsi il culo, però sì. Diciamo che l'ha presa bene sempre comunque. Ma, ultime due domande, secondo me, perché abbiamo toccato tutti i punti. Beh, progetti futuri, in realtà qualcosa avete già spoilerato, nel senso che volete dare una risistemata per un'area camping, fare un qualcosa in cemento, quindi un park ultra serio, come già lo è, però ancora di più. Altro? Vabbè, noi non facciamo come altro, non basta. Vabbè. Sì, scusa, una serra. Adesso vado. Ma in realtà è vero, cioè, abbiamo anche dormire durante tutte le attività del bravi.
c'è anche tutto questo posto. Tu di là, l'hai già no, ancora no, è vero. No, è vero, c'è anche una. Perché non c'è. Non basta. Non basta una tavernetta con il bar, lo skate shop, tutti gli strumenti, una vert, un park fuori, un park dentro, una palestra per allenarsi. No, arti circensi. Daniele, il nostro socio. Il beach volley l'hai visto? C'è pure il beach, è vero? C'è il campo da l'hai visto? C'è pure l'orto. No, sì. Effettivamente la mia domanda era un po' bastarda. Il labirinto. È vero, il labirinto di alloro. Il labirinto di alloro. Sì, mediatico, l'hai visto? No, vabbè, io dopo te lo faccio vedere. Ok, diciamo che la mia domanda poteva anche potevo risparmiare, ho fatto una figura di merda. Però è importante comunque parlare anche di Daniele, del lavoro che comunque ha Daniele, fatto qua. Adesso non c'è perché è via. Però è l'altro socio che gestisce. Esatto, è l'altro ragazzo che gestisce il posto insieme a me. Okay. Lui è un bravissimo artista, è un bravissimo giocoliere e in più fa spettacoli di fuoco, quindi un mangiafuoco. Ah, che bello. E hanno una bellissima compagnia molto in gamba da tantissimi anni. Quindi cioè, in palestra organizza cose dove, vabbè, sì, arti circensi e tutto, ma poi c'è anche giocoleria, workshop, yoga. Yoga, c'è danza aerea, cerchio aereo. Provano per degli spettacoli e cose che fanno vanno. Degli spettacoli qua come per i mercatini di Natale, oppure avevamo fatto il Burning Man, abbiamo bruciato una statua abbiamo fatto un mega Halloween 2021, abbiamo fatto un golem. Allora avevamo fatto lo spettacolo di fuoco davanti al golem che andava a fuoco, sì, era bellissimo. No, loro sono veramente ci danno una gran mano dal lato artistico e scenografico. Dani è tutta la sua compagnia, sì, sono tutti bravissimi. Che stile. Veramente. Quindi cioè, non si ferma solo allo skateboarding e alla scuola di skate, ma spazio nella giocoleria, nelle arti circensi, nello yoga, è vero, perché mi dicevi che l'altra volta, l'ultima volta che sono venuto, che c'è anche un aspetto sociale, ci sono delle attività. Sì, noi collaboriamo con Fondazione Social, che è una fondazione appunto di Alessandria, che collabora con diversi enti, dove ci sono ragazzi molto meno fortunati di noi, quindi o gente magari con handicap fisici piuttosto che ragazzi con problemi di autismo, problemi con l'autismo, sì, sì, certo, è un problema. E appunto facciamo attività con loro qua, facciamo attività di psicomotricità abbinati alla giocoleria e facciamo ortoterapia con la Meg, che è una ragazza, un ortoterapeuta tra le più affermate d'Italia. Che cioè, figo, cioè vi fa mega onore, cioè, come cosa. Infatti un altro dei progetti appunto per il nostro orticello è quello di mettere una serra per poter lavorare anche diversamente d'inverno per i ragazzi e tutto. Filoso. Cioè è assurdo, vi fa capire cosa vuol dire skateare, dove può arrivare lo skateboarding. Certo. Perché non si ferma solo al skatearsi un ledge, ma arriva certe volte proprio ad essere quasi un punto di appoggio e di supporto per una tutta terapia. Una terapia, oltre che una droga. però arriva proprio a essere un supporto proprio per la comunità, in questo caso quasi di una città, diciamo così. Sì. Abbiamo anche Kevin e Margherita, il team di Skate Farm. Però sì, da quest'anno abbiamo un team formato da due persone che sono forti. Kevin è fortissimo, anche Margherita è fortissima. Sì. Quindi fatevi un giro. Kevin e Marghe che si spaccano tutte e due. Una cosa che sarebbe figo chiedervi: come vi vedete da qua a, non so, 10 anni, 5 anni, cioè se vi vedete ancora in vita. Sì, io ho un progetto per lui. Però rimarrà top secret. La casa di riposo. No. Rimarrà top secret. No. Diciamo che ci vediamo abbastanza con l'idea di crescere, cioè rimanere sempre in questo mood qua, ovvero lo skate è per tutti, cioè da noi, cioè noi facciamo per lo skate perché lo skate è da noi, quindi continuare a migliorare, fare tutte quelle piccole modifiche che adesso non vediamo ma che magari tra 2-3 anni le vedremo, e per riuscire a diventare un punto di riferimento e crescere con i ragazzini, esatto, con la scuola, perché io penso a me da ragazzino, io voglio dare allo skate, voglio dare agli skater che iniziano a skateare quello che io non ho avuto, cioè magari un riferimento, un posto dove poter andare, dove sentirsi tranquillo, cioè un posto dove il genitore ti possa accompagnare, perché per le skate school vengono tanti bambini piccoli accompagnati dai genitori, quindi dove il genitore venga e
sappia che suo figlio è in un bel posto, è sicuro. Certo. Cioè, quindi ricoprire a 360 quello che è lo skateboarding, cioè dare sicurezza a chi sta imparando, a dare un riferimento a chi sta imparando, ma anche allo skater a venire qua e a potersi chillare, a poter fare due parole, a poter fare due trick, sì, suonare, cioè, o boh, anche solo star qua a fare due parole con la gente, giocare a ping pong. Diciamo che il vostro obiettivo, anche se secondo me in parte, in buonissima parte, l'avete già portato a termine, è diventare una hub, un appoggio, un punto di riferimento per gli skater di tutta la zona, in realtà anche secondo me d'Italia, perché arriverà il giorno, ma c'è già il giorno in cui la gente passa di qua giusto per passare di qua e prendersi bene. In questo mondo frenetico dove non si fa nient'altro che correre, venire qua in mezzo al niente, in mezzo al totale niente, e basta, cioè è finita lì. E poter fare quello che vuoi, cioè stare tranquillo, rilassarti. Cioè, aggiungiamo un posto a tavola e ci mangiamo una pasta. Sì. Fine. Figo. Null'altro da dire se non figo. Gardaland dello skateboarding. Sì. Skateland. Raga, siete stati super esaustivi. Forse ancora un'ultimissima cosa, che è più una domanda conceptual che entra nel vostro intimo. Che cos'è per voi lo skateboarding? Anche se da tutta questa roba direi che è uscito bene l'anima dello skateboarding, però ognuno poi magari... Che cos'è in sé per sé non te lo so dire. Ti posso dire che io ho iniziato a skateare perché sono entrato in un tabaccaio da bambino e ho visto un giornalino, ho visto Steve Caballero in Amplen, cioè in copertina su sta roba, ho detto che cos'è sta cosa? E allora ho comprato il giornalino, sono andato a casa dai miei, gli ho detto in testa così perché volevo a tutti i costi lo skate, e ho iniziato a skateare, quindi cioè è una cosa che ce l'hai, ti viene subito da dentro, non c'è poi un che cos'è. La sensazione che ti dà. Per me è nato a caso, perché c'era un mio amico all'elementari, quinta elementare, che aveva una tavola in garage. Mi sono salito sopra e ho detto: cazzo, è una figata. Cioè, sta cosa qua è una figata. Cioè, e quindi è da lì è nato, e poi è diventato uno stile di vita. Il mio miglior amico. Cioè, l'idea è quella: il fatto che stacco quando mi serve da staccare tutto, skate. Poi è sempre quella cosa challenging del voglio imparare qualcosa di nuovo, del ti fai male. Essere, non dico contento quando ti fai male, però, raga, cioè, comunque, quando provi i trick, ti prendi la tavolata, cadi, cioè comunque sai che sei lì e stai facendo una cosa che ti piace da morire. Sì. E quindi anche se ti distruggi, cioè mi sono anche provarne mille per chiuderne uno. Sì, è quella la cosa, cioè tornare a casa dove hai fatto 100 try dello stesso trick che non hai chiuso, ma torni a casa con la voglia di rifarlo il giorno dopo. C'è una cosa che non ti passa mai, questo, cioè un'ossessione, soddisfazione, dai. E poi quando chiudi un trick per la prima volta, ma quella soddisfazione lì, ma cosa te la dà? Cioè dopo che veramente magari hai provato 200 volte, 1000 volte quel trick e lo chiudi, cioè quella soddisfazione lì, cioè lì è proprio non esiste altra cosa così, esatto. Cioè io mi ricordo i pomeriggi che passavamo i pomeriggi sotto il sole cocente in sta piastra di cemento, dove andavamo all'MD, prendevamo le bottiglie d'acqua da 2 litri, le buste di tè da fare e passavamo il pomeriggio a mangiare patatine non e di sottomar chimico, così sotto il sole cocente. Bellissimo. Tutto il giorno, ed era una figata, era una figata. Guarda, capisco, è successo anche a me. Io andavo alle 9 del mattino, tornavo alle 20 di sera. E poi comunque posso dire che rispetto al discorso del farsi male, io quando mi faccio male non dico che godo, però poi lo trovo proprio un motivo per dire che ora devo chiuderlo perché ne deve valer la pena. Mi sono spaccato un dito, adesso devo chiudere quel trick. Esatto. Ma anche tu, se vuoi aggiungere qualcosa. Io skateavo, non skateo più. Adesso per me lo skateboard è... Però è rimasto, no? Ma certo che è rimasto. Ti ha cambiato la testa rimane. Adesso per me è costruire roba per i ragazzini, dare la fotta ai ragazzini, essere presente per loro. Possiamo dire e concludere dicendo che lo skate è fotta.
Sì. È fatta pura. Pura. Ragazzi, poi grazie. Tutto, cioè nel costruire, sì, 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 in qualsiasi cosa. Sì, sì, no, ti invade completamente ogni cellula del corpo. Sì. Sì. È incredibile. Perché quando non vai in giro, sei lì, sei in macchina. C'è un muretto, oh, inchiodi, fai un incidente e vaffanculo. Uno spot. È vero, cioè, anche vedere la città. Sì, dal punto di vista di spot, cioè tu vedi la città la vedi in un altro modo, in un altro modo, cioè, tu vedi la città come le altre persone, cioè, non vedi, no? Cioè, non sei un alieno, passano un alieno. Muretto e dicono niente, non guardano nemmeno. Invece no, tu vedi un muretto e se vedi della cera e si backtail. Esatto, e se vedi del nero sul muretto dici cazzo, allora l'hanno già fatto. Tipo quasi un istinto primitivo. Ragazzi, grazie mille, grazie per, a te per il tempo, ma proprio per chi siete, per cosa state facendo, non solo per la zona, per l'Italia e per lo skateboarding. Non posso concludere in un altro modo, che veramente trovare un posto del genere. Siamo qui per voi, venite quando volete, ragazzi. Sì, veramente, questo è tipo un santuario dello skateboarding. Non aggiungo altro, penso sia, non dico l'unica roba del genere in Italia, ma forse l'unica roba del genere in Italia. Basta, chiudo così, grazie. Grande Vince. Bella zia. Dai, yeah. Ciao ragazzi. Bella.